L'iPad o lo si ama o lo si odia, ed è comprensibile, perché è più completo di uno smartphone, ma non tanto quanto un computer. E questo iPad Pro da 11 pollici non è l'eccezione che conferma la regola. Gioca a fare il computer, ma ha ancora bisogno di crescere. iPad Pro ha dato il benvenuto ad un design più scheletrico e meno curvilineo. Gli angoli marcati dettano linee più eleganti e raffinate, regalando forme moderne e complessivamente ben riuscite. Questo capolavoro estetico viene ricavato da un blocco di alluminio spesso poco meno di 6 mm, 5.9 per approssimare al decimo, e nell'utilizzo ordinario è davvero un peso piuma. Si attesta poco sotto i 500 grammi, distribuiti in modo uniforme sull'intera superficie. Parlando del display, questo iPad Pro da 11 pollici cela un'assoluta meraviglia. Non mi riferisco alla risoluzione di 2388x1668 pixel, e figuratevi, nemmeno per l'adozione della tecnologia LCD. La vera rivoluzione fa rima con pannello a 120 Hz, che incanta gli occhi creando, lasciatemelo dire, anche una certa assuefazione. Tutto sembra fluido, estremamente reattivo, più di quanto i nostri stessi occhi possano percepire. La qualità rimane ai vertici, con un bilanciamento di colori sempre impeccabile, e con una luminosità adatta anche in contesti difficili. L'intento di iPad Pro viene suggerito nel nome stesso: cercare di diventare veramente uno strumento per professionisti. Potrebbe avere le potenzialità e tutte le carte in regola per riuscirci? Assolutamente sì. C'è riuscito? Mi dispiace, ma no. Non ancora. iPadOS ha segnato un cambiamento tangibile nell'approccio di Apple verso i tablet. Lo spazio viene sfruttato in modo più intelligente, la griglia delle icone è più fitta e la dock diventa ancora più utile. Finalmente è arrivato il supporto al trackpad, con un cursore intelligente e capace di adattarsi ai vari contesti proposti. Ma nella bella notizia, ahimè, si cela la brutta notizia, perché solo la seconda generazione di Magic Trackpad è in grado di supportare tutte le funzioni disponibili, e io un Magic Trackpad 2 non ce l'ho. Ma se siete studenti, universitari, grafici o illustratori, iPad Pro è il miglior strumento che vi possa capitare tra le mani, perché con Apple Pencil riuscirete a prendere appunti, a firmare documenti o ad abbozzare dei disegni con una facilità disarmante. E con iPadOS 14 arriva anche il riconoscimento e la digitalizzazione della scrittura, un motivo, anzi due motivi in più, per non lasciarsela scappare. Per ultimo, il multi-windows rimane una garanzia per migliorare la produttività, permettendo anche lo spostamento di documenti o immagini con un semplice drag and drop. Efficaci anche le applicazioni slide over, con finestre in miniatura che possono essere spostate ai lati dell'interfaccia. Ma ci sono troppe gesture e veramente la confusione è dietro l'angolo. Ci si abitua, questo è chiaro, non voglio dire il contrario, ma una semplificazione sarebbe più che gradita. Cosa manca? Bellissima domanda. Manca una gestione dei file più granulare, che non mi costringa a perdermi nei meandri di 1000 sottocartelle, 1000 posizioni per andare a trovare un file, o ancora l'affidabilità dei dispositivi collegati via USB-C non è sempre impeccabile, anzi spesso si disconnettono, rendendo l'esperienza quotidiana veramente poco fluida. Quello che sorprende davvero di questo iPad sono le prestazioni, merito del chipset A12X. Prescindendo dai dati incredibili restituiti dai benchmark, sua maestà di processore riesce a garantire l'editing di foto su Lightroom in real time senza il minimo impuntamento. O ancora è possibile effettuare un editing video basilare su iMovie con clip in 4K, anche in questo caso senza incertezze. La potenza c'è e si vede, ed è accompagnata da 4 GB di memoria RAM, sempre affidabili nel mantenere le applicazioni background senza necessità di ricaricarle di volta in volta. A meno che non siate dei turisti in crisi di identità, difficilmente utilizzerete la fotocamera posteriore, che di fatto rimane utile soltanto per scannerizzare dei documenti. Il sensore da 12 megapixel ha comunque una qualità più che dignitosa, per quanto assolutamente non faccia gridare al miracolo. Molto più funzionale è la fotocamera frontale da 7 megapixel,
fondamentale per videoconferenze o meeting di lavoro, e in questo caso la qualità è on point. 7812 sono i mAh di batteria di questo iPad Pro da 11 pollici. Numeri tradotti infatti, l'autonomia è più che valida nell'utilizzo ordinario. L'uso destinato alla scrittura su Word, navigazione web e altri compiti basilari permette di giungere a sera con oltre il 40% di batteria residua. Chiaro che applicazioni di editing foto o video vadano ad impattare sensibilmente sulla durata totale, riuscendo comunque in linea di massima a coprire un'intera giornata. Sono necessarie circa 2 ore e 30 minuti per una ricarica completa, dato calcolato con il caricatore da 18 W fornito in dotazione. E parliamo anche di prezzi. Il costo di un ricondizionato in configurazione Wi-Fi da 64 GB si aggira intorno ai 619 euro e con la santa trattativa nell'usato potreste riuscire a spuntare un prezzo ancora più vantaggioso. Vale la pena acquistare la versione 2018 rispetto alla versione 2020? In due parole, assolutamente sì. Soprattutto visti gli oltre 200 euro di differenza in fase di acquisto. Vale invece la pena acquistare questo iPad Pro rispetto al nuovissimo iPad Air di quarta generazione? Dipende. Se non vi interessano i 120 Hz, il Face ID o comunque un comparto audio nettamente superiore, allora iPad Air potrebbe realmente fare al caso vostro, soprattutto vista la presenza del processore A14 e di un prezzo d'attacco veramente concorrenziale di 669 euro. iPad Pro è di fatto un tablet perfetto e per molti utenti diventerà l'alternativa ai classici computer. Se siete studenti o universitari o illustratori o giornalisti, questo iPad farà tutta la differenza, semplicemente perché funziona meglio di un computer. Ma se come il sottoscritto siete videomaker, 3D artist, animatori o cercate qualcosa di più, allora iPad e iPadOS non sono ancora abbastanza. E non perché non siano potenti, tutt'altro. Sono però l'esperienza e la facilità d'uso di un Mac ad essere quasi impossibili da battere. Quindi iPad Pro racchiude la perfezione di un prodotto non adatto a tutti. Rimane il re indiscusso della sua categoria, ma ahimè non è ancora abbastanza.